Presidente Serracchiani, che significato ha l'avvio di questo cantiere nelle strategie della Regione per il territorio? Significato importantissimo, non soltanto perché si apre durante la candidatura di Tolmezzo Città Alpina, quindi abbiamo voluto lasciare sul territorio qualcosa anche quando finirà appunto il 2017. Villa Linussio è sicuramente un'eredità molto importante. Dall'altra parte è strategicamente importante perché lo studio di fattibilità che è stato commissionato dal COSINT ci permetterà di avere anche uno studio per quanto riguarda il recupero, la riqualificazione, come si è definita, la rigenerazione urbana dell'intera caserma Cantore, con un'attività direi polifunzionale, aggregazione sociale, impresa, ricerca e soprattutto la possibilità di avere un luogo che torna alla Carnia e a Tolmezzo e che servirà davvero per il rilancio dell'intero territorio. Sindaco Brollo, che tipo di intervento verrà fatto e che significato ha per Tolmezzo? Oggi cominciamo a intervenire sul restauro e sul consolidamento di Villa Linussio, questa straordinaria villa veneta che fu sede dell'opificio Linussio, un opificio tessile tra i più importanti d'Europa del Settecento ed un nucleo storico di Tolmezzo fondamentale che abbiamo preso in carico dall'esercito, perché dobbiamo sapere che qui fino a un anno fa c'era il 3° Reggimento Artiglieria da Montagna e lo abbiamo inserito immediatamente all'interno della programmazione di Tolmezzo Città Alpina dell'anno. Questo ci ha consentito di ottenere i finanziamenti dalla Regione, che ha subito capito quanto contasse per il territorio, non solo per Tolmezzo, ma per la Carnia e per le Alpi, riuscire a stabilizzare e mettere in sicurezza un edificio del genere. E qui vado a quelli che sono gli interventi. Ci sono una prima serie di interventi sulla sala affrescata, sala da ballo e sala degli stucchi, quella dove ci troviamo qui, che consenta ad esempio di tenere il controsoffitto ben stabile a quella che è a quelle che sono le travi. E quindi di poter poi andare a intervenire in maniera puntuale un po' sui dipinti e sugli stucchi. In un secondo momento poi si lavorerà sulla copertura, sui tetti, proprio per dare sicurezza e salubrità a questo edificio. E in una seconda fase poi andremo a parlare di quello che è il senso di questo luogo per Tolmezzo e quelle che sono le prospettive. Le prospettive sono che a fine gennaio andremo a presentare un piano, uno studio di fattibilità che è stato realizzato, commissionato dal Carnia Industrial Park concordemente con noi e che ha sentito tantissime persone, associazioni, portatori di interesse per immaginare cosa serve a Tolmezzo e la Carnia in questo luogo e in quella che è l'ex caserma. Ma questa sarà la seconda puntata. Sicuramente se noi non abbiamo delle traiettorie di sviluppo, cosa che presenteremo a gennaio, non potremo neanche poter solo immaginare di raccogliere i fondi per valorizzare questo luogo. Oggi insomma si comincia a lavorare ed è un momento di grandissima soddisfazione.